5 ottobre Porto Viro, terz'ultima prova del Triveneto di categoria. Rudy Pinato, primo della categoria esperti, oggi un terzo assoluto dopo una caduta in gara 1 andata così così, ma insomma hai guadagnato qualche punto o hai perso qualche punto in classifica? Sì, oggi ho perso un punto in classifica, anche se la sfortuna oggi era proprio dalla mia parte, perché nella prima manche avevo un buon ritmo, potevo benissimo arrivare in testa alla gara, ma c'è stato un aggancio con un agonista e siamo caduti entrambi. Poi ho fatto una grande rimonta, sono riuscito ad arrivare quinto e non posso lamentarmi, dai. Seconda manche sono partito bene e sono riuscito all'ultimo giro ad andare primo. Allora, dedichiamo questa prima posizione in classifica sicuramente a tutta la tua famiglia, a tutti i ragazzi che ti seguono, perché tu hai un seguitore mica male. Però è una dedica che facciamo in modo particolare a una persona che ti ha curato dall'inizio alla fine di questa tua nascita motocrossistica. Chi è che dedichi più di tutti questo? Allora, questa vittoria non posso che dedicarla a mio papà, che mi ha sempre seguito anche su tutto, mi ha stimolato, mi ha dato una grande forza per riuscire a correre, perché sono solo 3 anni che corriamo, quel poco che siamo riusciti a fare l'abbiamo fatto noi. Poi un grande ringraziamento va anche all'Evoluzione Moto di Martinello Davis, che fin dove possono veramente mi seguono, mi danno tutto l'anima. Sono veramente dei grandi meccanici, ma soprattutto delle grandi persone, e per cui mi ritengo fortunato essere circondato da persone come loro. Allora, salutiamo Rudy Pinato, ci vediamo alla prossima di campionato, pensando di portare a casa la famosa tabella rossa che tu già hai nella moto, ma che sarà di merito tuo proprio alla fine di questo campionato. Ok, sì, speriamo bene che la fortuna sia della mia. Saluto a Rudy Pinato, ci sentiamo alla prossima. Ciao Rudy. Rigoni invece è agonista di spessore mondiale, perché tu hai fatto il mondiale, correvi proprio con il team della Publisystem, perciò sei un po' pilota di casa. Hai consolidato la tua posizione di leader in classifica del campionato agonisti, ma ci sono sorprese? Secondo te c'è qualcuno da temere in modo particolare? Ma in campionato ho fatto tutte le gare, qualcuno ne ha fatte di meno, ci sono 3 o 4 piloti che vanno forte, che però magari non seguono tutto il campionato. E oggi è stata una buona gara, la prima manche sono riuscito a partire davanti e ho tenuto un buon ritmo. La seconda manche invece ho avuto un piccolo calo a metà, così, e poi insomma le gare sono così, a volte va bene, a volte va male, comunque un primo e un secondo è sempre un buon risultato. Dobbiamo anche considerare che tu sei papà per 2 volte, che hai una famiglia a carico, mentre magari Giorgio Casolin è sposato anche lui, però insomma lui non ha una famiglia a carico per il momento. Giorgio comunque è un grande pilota, un pilota che ti ha dato del filo da torcere già nelle categorie preupedeutiche al motocross, cioè la categoria cadetti. Lui si presenta per fare qualche gara, ma è sempre un pilota piuttosto spigoloso. Ma Giorgio è forte, è velocissimo, soprattutto quando fa il giro veloce, quando in gara. Oggi è stata tirata, ho visto anche un po' i tempi, così abbiamo tirato forte. Purtroppo riesco difficilmente ad allenarmi, allora magari non riesco a gestire la gara proprio dal primo all'ultimo giro, o cedo a metà o cedo alla fine. Comunque io sono contento, perché un pilota come Giorgio così è un pilota che va molto forte. Riuscire a stare lì e anche una manche anche davanti per me è un buon risultato, insomma. Mancano ormai 2 gare alla fine del campionato, dovresti essere tranquillo. Dedichiamo a qualcuno in modo particolare questa nuova vittoria di un campionato importante? Aspettiamo l'ultima bandiera a scacchi per dire che il campionato è vinto, non si sa mai, non è ancora matematico, perciò la dedico soprattutto alla mia famiglia, mia moglie, i miei bambini, e al mio team, che il Motoclub Asiago e l'Immobiliare Neve, che mi danno ancora una mano, anche se faccio qualche gara in meno e così, però loro sono sempre il mio braccio destro, diciamo. Senza di loro avrei difficoltà ad andare avanti, e ringrazio anche tutte le persone che mi sono vicine, il meccanico eccetera eccetera, insomma. Salutiamo Antonio Rigoni, ci vediamo alla prossima gara. Ciao Antonio. Ok, grazie, ciao. No short dick man. Nicolò Vest.
giusto, ti avevamo trovato all'inizio del campionato nelle prime posizioni, adesso hai consolidato la prima posizione in classifica, qualche scaramuccia oggi perché ti sei trovato anche a combattere con la categoria superiore, qualche piccola polemica, però onestamente noi pensiamo anche che questo sia preopedeutico per passare di categoria, perché tu sei un papabile con quasi, non dico la vittoria in tasca, ma la possibilità di vincere questo torneo, questo campionato esperti, per poi passare di categoria. Ma è importante, insomma, portare a casa questo titolo. Sì o no, Nicolò? Sì, sì, oggi è stata una giornata mediocre perché non sono riuscito mai a restare nei primi. Venivo da due vittorie di Pincara e di Cervarese e oggi invece non è andata proprio il massimo, è stata mediocre. Però sei sempre primo in classifica? Sì, sì, sempre il primo in classifica, sei a 30 punti penso in campionato, quindi ci giochiamo per le ultime due gare. Ancora due gare, abbiamo Bovolone che è una pista magari più favorevole e la nuova pista per tutti che è quella di Barbona il 2 di novembre. Speriamo di far bene a Bovolone, e Barbona non l'ho mai vista la pista, quindi è una pista nuova anche per me. A chi dedichiamo in modo particolare questo risultato, anche se oggi non è proprio un grande risultato, ma è sempre una bella posizione nella classifica finale? A mio papà, perché è lui che mi fa andare avanti in questo sport, per cui ringrazio lui e quelli che mi stanno dietro, mia mamma, mio papà, il team e gli sponsor soprattutto. Allora ti salutiamo Nicolò, ci troviamo sicuramente nella prossima gara di Bovolone. Ciao Nicolò. Ciao, grazie. Ciao.